aveva un cognome importante. Fu ucciso a sangue freddo. Tutti pensarono ai soldi. Ma c'era anche una ex moglie. Marzo 1995. Lunedì mattina, ore 8:35. Milano sta correndo al lavoro. In via Palestro 20, anche il signor Giuseppe Onorato va di fretta. È il portiere dell'elegante palazzo di fronte ai giardini pubblici e a quell'ora ha un bel da fare. Onorato aveva in mano la scopa, perché stava pulendo, come tutte le mattine, l'androne del portone. Mentre sta lavorando, però, il signor Giuseppe vede e sente qualcosa di strano. Dei rumori sordi, dei bagliori. Poi vede un uomo in fuga che gli spara addosso. Poi non sente più niente. Prima di svenire, il signor Giuseppe Onorato ha solo il tempo di vedere un'ultima cosa. Un uomo a terra, morto, assassinato. Nell'androne di via Palestro arrivano subito le forze dell'ordine. L'uomo nel palazzo è stato ucciso da una pistola calibro 7,65. Vennero esplosi 4 colpi d'arma da fuoco. 2 lo raggiungono alla schiena, 1 lo raggiunge al gluteo destro e l'altro gli viene addirittura sparato mentre è a terra. Uno alla testa che lo finisce. È stata una mano sicura, con proiettili a carico ridotto per fare meno rumore. La dinamica dell'aggressione mortale fece capire a tutti che potesse trattarsi di un omicidio premeditato, ad opera praticamente di un killer. Qualcuno che evidentemente è in grado di compiere atti di questo genere, forse li ha già compiuti, certo è una persona esperta. Il signor Giuseppe, il portiere, si è ripreso e dice che l'assassino è un uomo sui 40 anni, non molto alto, piuttosto robusto, con addosso un giubbotto marrone e un berretto di lana. Mai visto prima, dice il signor Giuseppe. La vittima invece la vede tutti i giorni. Ha il suo ufficio lì, nell'elegante palazzo di via Palestro. Lo conoscono tutti a Milano, ma anche in Italia e nel mondo. L'erede di un cognome che ha firmato la storia della moda, di un marchio che ha incrociato la sua doppia G con divi e regine del Novecento. Quell'uomo è Maurizio Gucci. Ma cosa ci fa un Gucci steso a terra, nell'androne del suo ufficio, ucciso da 4 colpi di pistola? Mi chiamò una mia amica che lavorava ancora in azienda, era credo mattina o qualcosa del genere, e niente, mi disse: guarda, sai, dice, hanno sparato a Maurizio. Ma dico: cosa mi dici, mi fai uno scherzo? Dico: come è possibile? No, guarda, dice, guarda, apri subito la televisione, apri la televisione, guarda che è successo. Un delitto avvolto nel mistero che ha scosso il mondo della moda ed ha avuto vasta eco anche all'estero. A cadere sotto i colpi di un killer che ha agito con spietata freddezza, Maurizio Gucci. Buio completo sul movente, un'unica certezza: è stato un delitto su commissione. Maurizio Gucci ha solo 46 anni. Pochi sulla carta, ma così pieni da riempire 3 vite normali. Ed è proprio sulla straordinaria vita di quest'uomo che si concentrano le prime indagini. Ma per capire cosa significhi essere Maurizio Gucci, bisogna partire da lontano, da una famiglia fiorentina che è diventata una dinastia. Guccio Gucci è il fondatore della dynasty dei Gucci. A 16 anni si imbarca dal porto di Livorno, va a Londra, la Londra vittoriana dell'epoca, finisce a fare lo sguattero all'Hotel Savoy.
Hanno tutti delle valigie spettacolari, bellissime, fatte a mano, di pelle. E si innamora di quegli oggetti. E innamorandosi di quegli oggetti, quando torna in Italia, con quei pochi soldi che ha raccolto nel lavoro, decide di mettere su bottega e di fare lui le borse in pelle. E decide di farle bellissime. Indovinare un prodotto fatto bene è bello, insomma, è il savoir-faire di poterlo vendere, perché insomma l'arte di vendere non è una cosa che si inventa, non tutti ce l'hanno. Da Firenze l'attività artigianale di Guccio Gucci si espande a dismisura, con sedi in tutto il mondo. Alla morte di Guccio, in azienda subentrano due dei sei figli, Aldo e Rodolfo. Furono Aldo e Rodolfo a fare, come dire, a trasformare la Gucci in una griff. A Firenze, in via Tornabuoni, una delle più nobili contrade di shopping del mondo, si apre un nuovo negozio destinato alla moda in pelle. Questo grandioso complesso ha negozi di vendita anche a New York, Londra, Parigi, Roma e Milano. Un circuito di televisione interna e attrezzatissimi impianti fanno del nuovo negozio un centro di vendita più che aggiornato. Elegante, accogliente e spazioso, il nuovo negozio della catena Gucci ha una tradizione di gusto e di linea. Un salotto in una preziosa cornice per una preziosa merce, che ha già strappato occhiate d'ammirazione alle belle signore in visita. L'antico artigianato fiorentino viene qui nobilitato e proposto come merita a tutto il mondo. Aldo e Rodolfo si dividono i ruoli. Aldo è l'uomo di business. Rodolfo Gucci, invece, è l'uomo immagine. Lui era molto bello, anche lui molto carismatico, aveva questo grande savoir-faire nelle pubbliche relazioni con le persone. Poi insomma, aveva anche il suo essere creativo. Il compito di rappresentanza gli riesce molto bene. Rodolfo, infatti, ha un altro talento. Al tempo dei telefoni bianchi è stato un famoso attore. Ha girato film durante il fascismo con il nome di Maurizio D'Ancora. Aveva iniziato nel 29 con Camerini. Quando Camerini lo vide nella hall dell'Hotel Plaza e lo scritturò come attore, lui era andato all'Hotel Plaza a portare una borsa dei Gucci, perché i Gucci di allora non erano l'impero Gucci di adesso. Il Gucci andava a piedi a portare la borsa al cliente di turno. Rodolfo ama il cinema anche per un'altra ragione. Lì ha trovato l'amore. L'attrice Alexandra Winkelhausen, che gli ha dato un figlio, Maurizio. Un amore durato poco, purtroppo. La morte della moglie segnò pesantemente la vita di Rodolfo, era innamoratissimo della moglie. Muore quando il bambino ha soltanto 6 anni, quindi viene educato dal padre. Il rapporto è durissimo, conflittuale, e questo probabilmente mina alle basi la sicurezza di Maurizio, che infatti viene descritto da tutti come un uomo molto generoso, ma purtroppo per lui molto insicuro. Il padre obbliga Maurizio a lavorare sodo. I soldi vanno guadagnati, anche se ti chiami Gucci. Mio nonno Aldo chiamava mio padre al telefono: dove sei? Sono già le 8, devi venire a pulire la vetrina, come sei a letto? Era un po' la politica nostra aziendale, che tutti i giovani Gucci dovevano comunque fare la gavetta, quindi ho cominciato addirittura a vendere borse al negozio. Rodolfo è un genitore severo. Maurizio deve andare bene a scuola, dare molto e pretendere poco. Si laurea in giurisprudenza a 23 anni e dopodiché anche lui viene messo a lavorare nell'azienda di famiglia. Nel 1983, con la morte di Rodolfo, il figlio Maurizio eredita il 50% delle azioni Gucci. A questo punto vuole dimostrare di essere un grande uomo d'affari. All'inizio degli anni 90, Maurizio Gucci è davvero convinto di potersi impossessare di tutta l'azienda. Cosa succede? Succede che Maurizio vuole prendere il comando. Ma una finanziaria araba ha da poco rilevato le quote degli altri parenti e punta a mettere fuori gioco Maurizio. Era sostanzialmente quello che noi oggi chiameremo un fondo di private equity, cioè investiva in società che riteneva promettenti per il futuro, per poi portarli in borsa e rivendere le sue azioni, ovviamente guadagnandoci. Mi ricordo questo gruppo che erano in azienda, che insomma, erano tremendi, volevano prendere tutti i disegni vecchi, chiedevano: ah, senti, andiamo a cercare quel libretto, quel vecchio disegno, con un'arroganza, una preposopea, e poi era veramente un disegno non tangibile, non detto, che volevano assolutamente eliminare la famiglia. I rapporti di Maurizio Gucci con gli arabi sono molto tesi. All'inizio del 1993, 2 anni prima dell'omicidio, la finanziaria pretende da Maurizio un aumento di capitale.
Gucci i soldi non li ha e la società lo sa. Vuole metterlo alle strette. Eppure, a 5 giorni dalla scadenza del termine, Maurizio paga. Chi gli ha dato il denaro? Maurizio Gucci risponde con una battuta. Raccontò la più inverosimile delle storie, cioè disse che durante la notte si era apparso in sogno un babbo e gli aveva detto di guardare sotto una mattonella. E lì c'erano i soldi. Ma tanto denaro piovuto dal cielo non convince gli inquirenti. Da dove è arrivato davvero? Potrebbe essere questa una buona pista per risolvere il mistero sulla morte di Maurizio Gucci. Gli inquirenti sospettano che il mattone di cui parlava Gucci sia un finanziatore occulto. Uno che in cambio dei soldi ha preteso cose che però Maurizio non ha mai onorato o neppure pagato. Di qui l'omicidio. Accertammo successivamente che questo debito venne saldato e quindi questa pista perse di importanza. Ma non è solo il finanziatore occulto l'unico buco nero degli affari di Maurizio. Nel settembre del 1993 Maurizio è costretto a vendere le sue quote alla finanziaria araba. La Gucci, insomma, non è più dei Gucci. È finita una storia italiana lunga quasi un secolo. Ma in quei giorni c'è un'altra storia d'Italia ormai agli sgoccioli. Si chiama Prima Repubblica. L'inchiesta sulle tangenti a Milano. Dei giudici milanesi che vogliono vederci chiaro su un versamento di 700 milioni fatto da un imprenditore. Pescato denaro sapendo che era frutto di tangenti, cioè corpo di reato. Si parla di un miliardo. Un nuovo nome eccellente nell'inchiesta veneziana per le tangenti. E si annuncia un nuovo arresto di un funzionario pubblico. Il nome sarà reso noto nel pomeriggio. Con la somma incassata dalla vendita delle sue azioni, Maurizio Gucci si mette in testa di aprire un casinò in Svizzera. Un business gigantesco, ma molto rischioso. Forse Maurizio Gucci è rimasto impigliato in un gioco che non ha saputo gestire, pagando così con la morte. Sembrava interessante come ipotesi investigativa, ma ci rendemmo subito conto che non era una pista molto attendibile. Sembra davvero impossibile conoscere fino in fondo gli affari di Maurizio Gucci. Allora, per cercare nuovi elementi, gli investigatori passano al setaccio la vita privata della vittima. Che vita conduceva Maurizio Gucci? Una vita da favola. Panfili, case in tutto il mondo, vacanze miliardarie. E la condivideva con 3 donne. Alessandra e Allegra, le figlie, e una moglie, Patrizia Reggiani. Patrizia Reggiani è una ragazza di buona famiglia. Patrizia Reggiani è una ragazza ricca, anche se le sue origini sono modeste. È stata adottata da Reggiani, che è un imprenditore milanese dei trasporti. Nel 1970, a una festa, Patrizia Reggiani conosce Maurizio Gucci. Il ragazzo, che ha solo 22 anni come lei, è già un ottimo partito. Maurizio rappresentava il potere economico, il successo, perché il nome Gucci era un nome che ormai era famoso in tutto il mondo. Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci si innamorano all'istante. Maurizio disse che era attratto dai meravigliosi occhi, che effettivamente sono meravigliosi, di Patrizia Reggiani, che gli ricordavano quelli di Liz Taylor. Si dice però che Rodolfo Gucci, il padre di Maurizio, non approvi l'amore del figlio. Bah sì, il papà non era molto contento, o forse gli toglieva una fetta di affetto, o forse era una persona che lui non riteneva, forse anche noi, la famiglia, che potesse essere adatta a lui. Secondo lui è semplicemente una cacciatrice di patrimoni e quindi chiede al figlio di lasciarla appena l'idea di diseredarlo. Ma per la prima volta in vita sua Maurizio si ribella. Vuole stare con Patrizia, lo vuole a tutti i costi. Maurizio ormai ha preso questa strada della ribellione, ma anche, diciamo, che è veramente innamorato di Patrizia e quindi decide di rompere con il padre. Si trasferì addirittura a vivere a casa della famiglia Reggiani insieme a Patrizia. Alla fine l'amore trionfa e nell'ottobre del 1972 i fidanzati arrivano all'altare. Per Patrizia
al di là, voglio dire, dell'innamoramento, dell'amore che c'era sicuramente fra i due, quella però era anche una occasione, quella di inserirsi all'interno di, diciamo, di un ceto sociale, di fare anche lei uno scatto di ceto sociale, sposarsi in Gucci. Gli invitati sono 500, ma quasi nessuno di loro si chiama Gucci. Pochi della famiglia, sì, ma più che altro il papà, la persona più importante, non ci andò. Neppure una parte della Milano Bene ammette volentieri Patrizia Reggiani tra i suoi salotti. Si sente non accettata pienamente, ha, insomma, un rapporto molto conflittuale con questa realtà. Perché non è simpatica fondamentalmente, perché probabilmente perché non sono simpatici nemmeno i suoi amici o presunti tali, e quindi le fanno in qualche maniera scontare le sue origini umili. La coppia va avanti lo stesso e, sfidando tutto e tutti, conduce una vita da sogno. Il massimo che si poteva concedere a una coppia il Panfilo Creol, dove andò in viaggio di nozze re di Spagna, tanto per capirci, fino alla meravigliosa penthouse all'Olympic Tower di New York, alla Bentley beige targata Mauzia, che è l'acronimo di Maurizio e Patrizia, alle ville di St. Moritz. Viaggi di estremo lusso, una vera reggia al centro di Milano con un enorme salone per il ballo, un giardino pensile, broccate alle pareti, è una vita da favola. Di fronte a tanto splendore, la Milano che spende e si diverte è solo un film in bianco e nero. Festa grande in una discoteca di Milano organizzata per festeggiare un noto pubblicitario. 12 anni da press agent per Roberto Toledo vogliono dire una carrellata tra i nomi e tra i volti più noti che il teleschermo ci propone ogni sera. Ma sono anche nomi e volti che ritroviamo nelle sale cinematografiche e che lui ha scoperto, lanciato o semplicemente piazzato, come si dice in gergo. Ed ecco l'atmosfera da discoteca, le belle ragazze che da sempre accompagnano la vita di un pubblicitario, i registi di fama, i fotografi dal click prezioso, un'area di festa terribilmente giovane e terribilmente sfrenata. È il mondo della pubblicità. Effervescente e gustoso che Roberto Toledo ha voluto riunire in una serata che non sa di parole difficili come marketing o media, non sa di conti noiosi, di budget, sa soltanto di allegria. Un'allegria intesa a far ritrovare insieme tutti i giovani operatori di un mondo che dietro l'apparente facilità di vita produce un quotidiano faticoso lavoro. Ma sotto questa scorza dorata si aprono le prime crepe. Nel 1983, con la morte del padre Rodolfo, Maurizio cambia carattere. Diventa più ambizioso, ossessionato dal lavoro, anche perché ci sono problemi finanziari da affrontare. Quei problemi che nel 1993 porteranno Maurizio a cedere l'azienda. Nel momento in cui il suo potere scricchiola, lei lo accusa di incapacità manageriale. Tra i due incominciano una serie di litigi, probabilmente sulla gestione dell'azienda. Lui le dice: io ho avuto un padre per tutta la vita, non avrò te al suo posto. Sono il presidente della Gucci, ricordatelo. Lei mi disse che lei aveva idealizzato suo marito Maurizio e che a un certo punto le incomprensioni fra loro erano talmente profonde da rendere irreparabile il rapporto. E la fine. Nel 1985 i due si separano. Nel 1994 arriva il divorzio. Patrizia resta con le figlie nel favoloso attico di Piazza San Babila, mentre Maurizio trasloca in un appartamento a Corso Venezia. Patrizia Reggiani riceve un assegno mensile cospicuo. C'era stato un accordo economico, c'era stato un adattamento, ecco, e quindi direi che passati i primi tempi si svolgeva un menage, come è tipico spesso in queste situazioni. Un'ottima liquidazione, una casa da sogno. Patrizia Reggiani non poteva uscire meglio dal divorzio. Eppure, quando Maurizio Gucci viene assassinato, Patrizia Reggiani fa una dichiarazione molto forte. Umanamente mi dispiace, ma dal punto di vista personale non posso dire la stessa cosa. Per quale motivo? Per gelosia? Perché Maurizio aveva un'altra compagna?
ci fu una sorta di climax di tensione e di odio che aumentò sempre di più nel passare degli anni. O forse Patrizia ha paura che la nuova vita di Maurizio diventi una minaccia per l'eredità delle sue figlie? Maurizio venne ammazzato verso le 9 di mattina. Lei alle 11 di mattina si presenta chiedendo indietro la casa. La casa nella quale viveva Maurizio con la sua nuova compagna. Tutto è possibile. Quando un amore finisce ci sono in mezzo tanti soldi, come nel caso Pucci. Ma le parole di un'ex moglie arrabbiata non significano nulla. Gli inquirenti non hanno niente, nessuna prova. Per 2 anni l'inchiesta sull'omicidio di Maurizio Gucci non fa nessun passo avanti. Esclusa la pista familiare, esclusa la pista finanziaria, gli inquirenti sono a un punto morto. Ma allora, chi ha ucciso Maurizio Gucci? Milano, 27 marzo 1995. Maurizio Gucci, 46 anni, erede della celebre Griff, viene ucciso con 4 colpi di pistola. Le indagini seguono più piste, gli affari non sempre chiari della vittima, ma anche la sua vita privata. Eppure, dopo 2 anni, l'inchiesta non è ancora approdata a niente. Poi, la sera dell'8 gennaio 1997, alla Criminal Pol di Milano, succede qualcosa. Arriva una telefonata a Filippo Ninni, che è il capo della Criminal Pol. Dottor Filippo Ninni? Ho bisogno di parlarle. Ho una storia importante da raccontarle. Di che storia si tratta? E soprattutto, di chi è questa voce? La voce non è quella di un informatore professionista. Comparve praticamente dal nulla. Non era un informatore o un confidente, che dir si voglia. L'uomo si chiama Gabriele, vive di espedienti e racconta al capo della Criminal Pol una vicenda che ha dell'incredibile. Da un po' di tempo Gabriele vive nascosto a Milano in un piccolo albergo, dove ha fatto amicizia con il portiere dell'hotel, un certo Ivano Savioni. Per rendersi importante, Gabriele ha raccontato a Savioni di essere nel giro del narcotraffico e di avere l'FBI alle calcagna. E il portiere dell'albergo, forse per non sentirsi da meno, ha sorpreso Gabriele con una rivelazione. Quindi, ma sai, anch'io poi ho partecipato, anche se mi vedi qui in questo alberghetto, anch'io in realtà ho partecipato a una grossa operazione. E gli racconta l'omicidio Gucci. Gli inquirenti sono sbalorditi. È veramente una storia incredibile. Ma sarà vera? L'informatore Gabriele sa troppe cose per essere un mitomane. Disse come si era svolto il delitto. Per primo addirittura precisò che i colpi erano stati 4. Ma è un altro il particolare che rivela definitivamente la credibilità di Gabriele. Rivelò un particolare che poi venne addirittura accertato dalla polizia scientifica, cioè che fosse stata utilizzata una semiautomatica con un silenziatore costruito in modo artigianale. E infatti la polizia poi accertò questa circostanza. Se Gabriele sa tutte queste cose, vuol dire che il portiere d'albergo Savioni ha davvero partecipato all'omicidio Gucci. Per avere ulteriori certezze, i poliziotti decidono di giocare pesante. Con una microspia registrano un nuovo incontro tra Gabriele e il portiere. La cosa ebbe successo, perché questa conversazione ci fu e Savioni entrò nei dettagli. Savioni, ignaro della trappola preparata dalla polizia, vuota il sacco. Savioni dice che si è limitato a organizzare l'agguato a Maurizio Gucci, mentre il lavoro sporco lo ha fatto qualcun altro, anzi 2 persone. Il killer che spara e scappa e un complice che aspetta fuori. Savioni ovviamente non sa della microspia e fa nomi e cognomi. Il killer sarebbe un tale Benedetto Ceraulo. È un costruttore edile, comunque un uomo con la fedina penale pulita,
vive ad Arcore. Il complice invece si chiamerebbe Orazio Cicala, 58 anni, sposato, col vizio del gioco. Ad Arcore ha aperto due pizzerie, però comunque è oppresso dai debiti. Forse è la strada giusta. Ivano Savioni, Benedetto Ceraulo e Orazio Cicala sono coinvolti nell'omicidio di Maurizio Cucci. Ma la parte più interessante deve ancora arrivare. Quando gli investigatori ascoltano gli ultimi minuti della conversazione registrata dalla microspia, hanno un sussulto. Savioni diceva c'è bisogno di trovare un professionista che sia in grado di spaventare il committente del delitto. Colpo di scena. C'è una nuova figura nel caso Cucci, la più importante di tutte, il mandante. Per la Criminal Pol è il momento di chiudere il cerchio. Filippo Ninni, il capo della Criminal Pol, a questo punto mette sotto controllo i telefoni fissi dei presunti colpevoli, diciamo, delle persone più sospettate in questa storia. Dalle intercettazioni spunta un nome, una donna, la chiamano Pina. L'hai più sentita la Pina? No, l'ho chiamata io domenica la Pina, mi ha detto che lei è preoccupata per quella questione lì, quella che è uscita sui giornali. Gli inquirenti scoprono che Pina si chiama Giuseppina Auriemma. Napoletana, 51 anni, Giuseppina Auriemma ha uno strano hobby. È una maga, una cartomante. È conosciuta come la maga di Portici. E la maga di Portici già subito si presenta con una particolarità curiosa. Pina Auriemma conosce bene la famiglia Cucci. Perché Pina Auriemma è entrata nella vita della famiglia Cucci? Perché sono sempre stati attratti da una dimensione così trascendente, esoterica della vita, dai maghi, da quelli che fanno le carte? Grazie all'amicizia coi Cucci, la cartomante Pina ha aperto due negozi del marchio a Napoli e a Portici. Ma gli affari sono andati male, Pina ha accumulato debiti, i negozi sono falliti e i rapporti con Maurizio Cucci si sono guastati. Per la maga è un brutto colpo, ma potrebbe essere anche un ottimo movente per uccidere l'imprenditore e vendicarsi. Secondo gli investigatori, Pina potrebbe aver chiesto aiuto a Savioni, un compaesano, che in cambio di soldi organizza l'omicidio. Pina però è piena di debiti. Dove prende il denaro per pagare i killer? Ancora. Ascoltando le intercettazioni, quando telefona a Savioni, Pina appare molto nervosa. Ma la donna si sente anche con un'altra persona. Ed è qui che le cose si complicano. Perché questa persona è Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Cucci, l'uomo che Pina avrebbe ucciso. Che senso ha? Gli inquirenti scoprono che Patrizia Reggiani e Pina Auriemma non sono solo semplici conoscenti, ma amiche, molto amiche. Pina Auriemma le legge le carte, le predice il futuro, hanno deciso di scrivere addirittura un romanzo insieme. Patrizia Reggiani si fida di lei praticamente su tutto, per cui si fa fare le carte per quanto riguarda il matrimonio, su tutto quello che la riguardava. Con la crisi del matrimonio il legame si fa ancora più stretto. Patrizia Reggiani è distrutta e si appoggia completamente a Pina Auriemma. Era certamente un'amicizia che poi si era rivelata sempre più invadente, per cui Auriemma stava a periodi molto lunghi, abusato molto di questa amicizia. Addirittura la mamma di Patrizia Reggiani non sopporta Pina Auriemma, dice che è una donna sciatta, una donna ambigua, che è sempre presente in casa della figlia, invadente, e che la figlia è totalmente soggiogata da questa donna. Tutta la famiglia di Patrizia Reggiani soffre Pina Auriemma. Le figlie contrarie a questo tipo di relazione, per così, se così possiamo chiamarla, avevano obbligato la signora Reggiani, la propria madre, a allontanarla. Ma se Pina è uscita dalla vita di Patrizia, perché le due donne continuano a sentirsi, tanto più dopo la morte di Maurizio Cucci? Gli inquirenti tornano ad ascoltare le telefonate di Pina Auriemma a Patrizia Reggiani, quelle di Pina a Ivano Savioni.
Dice la maga al portiere d'albergo. Voi soldi li avete avuti, ma a me quella mi ha abbandonata. E il portiere le risponde. Sì, lei ormai ha liquidato con 3 milioni al mese. Pina Auriemma conclude. E che mi deve liquidare con 3 milioni al mese? E se muore all'improvviso oppure questa mi dice non ti voglio mandare più i 3 milioni al mese, io che faccio? Chi è questa nuova persona a cui alludono Pina e Savioni? Questa persona per gli inquirenti potrebbe essere Patrizia Reggiani e potrebbe essere lei il vero mandante dell'omicidio Gucci. Il primo a crollare è Ivano Savioni, il quale rilascia una lunga confessione che riempie decine e decine di pagine degli inquirenti. Savioni confessa che per preparare l'agguato Patrizia Reggiani avrebbe promesso 600 milioni di lire alla banda. Dai verbali dell'inchiesta poi emerge un fatto. Già in passato Patrizia Reggiani aveva cercato di capire i pericoli nascosti dietro l'eliminazione del suo ex marito, Maurizio Gucci. La Reggiani Patrizia in effetti più volte aveva chiesto se fosse possibile ingaggiare un killer o che cosa le potesse accadere nel caso in cui fosse stata scoperta come mandante. Patrizia Reggiani era ossessionata dall'idea che Maurizio Gucci potesse risposarsi. La possibilità che Maurizio Gucci si risposasse con la nuova compagna le avrebbe creato dei problemi anche a livello finanziario, sicuramente, anche se le figlie rimanevano comunque le eredi. Ed è proprio in questi momenti che per la gelosia, per la rabbia, comincia a dire a mezzo mondo che lei vorrebbe che il marito morisse, proprio uno sfogo che lei ha con tutti. Patrizia si sfoga anche con Pina, l'amica del cuore, e Pina potrebbe aiutarla. Conoscendo Savioni, chiede a lui di trovare l'esecutore materiale dell'omicidio e un complice che comunque lo porti sul luogo dell'omicidio. Poi qualcosa va storto. O Patrizia non paga fino in fondo i 600 milioni di lire, o la banda ne vuole di più. Questi 600 milioni non bastavano a pagare i debiti che tutti quanti più o meno avevano e avevano deciso di spremere di più la signora. Patrizia però non cede, il quartetto si innervosisce e le intercettazioni fanno crollare tutto. Il 31 gennaio 1997 Patrizia Reggiani viene arrestata con l'accusa di essere la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci. Quando viene arrestata si presenta con la pelliccia di visone al carcere di San Vittore, ingioiellata come una Madonna. Ecco, questo per dire il personaggio, insomma. Al momento dell'arresto la donna è calmissima e non oppone resistenza, perché, dice, non è colpevole. Durante l'interrogatorio, Patrizia Reggiani conferma l'odio verso il suo ex marito, il desiderio di vederlo morto. Ma la disperazione fa dire brutte cose. Patrizia non ha ucciso proprio nessuno. Lei dice anche il fatto che io lo odiassi e che desiderassi la sua morte non significa però che io sia stata la mandante del suo omicidio. Non erano minacce vere e proprie, erano solamente la espressione di un proprio stato d'animo in quel momento. Il 27 marzo del 1995 il desiderio di Patrizia Reggiani diventa realtà. La signora Reggiani si è sempre difesa sostenendo di essere stata vittima sin dall'inizio di una estorsione in definitiva. C'è un'intercettazione molto importante dove si afferma che se la signora non paga noi faremo qualcosa d'altro. E che fai? La fai fuori? Non lo so, però certo non esiste, gliela faccio passare così. Secondo Patrizia Reggiani le cose sono andate così. Patrizia Reggiani accusa Lauriemma di avere ideato tutto lei. Patrizia Reggiani sostiene che la Giuseppina Auriemma e gli altri approfittano di cose che lei ha detto in giro, fanno loro spontaneamente, eseguono loro spontaneamente l'omicidio e poi vanno da lei
del tutto ignara dell'omicidio eseguito, a dirle: l'abbiamo fatto, tu hai detto che volevi sbarazzarti tuo marito, a questo punto paghi, oppure noi andiamo a raccontare che sei stata tu. E paga. Proprio Pina, la sua grande amica, che conosce bene i sentimenti di Patrizia verso l'ex marito e che per questo la ricatta. La Reggiani ha fatto presente che si trattava a quel punto di un ricatto, cioè un omicidio commesso da altri, con la colpa poi fatta ricadere su di lei come mandante, con lo scopo di avere ovviamente del denaro. Pina contro Patrizia, Patrizia contro Pina. Anche dal carcere, dove sono rinchiuse in attesa del processo, le due ex amiche si scambiano accuse. Ma chi ha fatto uccidere Maurizio Gucci? Pina Auriemma la maga o Patrizia Reggiani l'ex moglie? Milano, 19 maggio 1998. Nel Palazzo di Giustizia si apre il processo contro Patrizia Reggiani, Pina Auriemma, Ivano Savioni, Orazio Cicala e Benedetto Ceraulo. Ma tutti gli occhi sono puntati su Patrizia Reggiani. L'Auriemma, Cicala e Savioni l'hanno sempre, senza tentennamenti, dall'inizio fino alla fine del processo, l'hanno indicata come mandante del delitto. Patrizia si è comprata l'omicidio, contando sulle difficoltà economiche dei suoi complici. Le dichiarazioni dei complici vennero riscontrate anche dalle intercettazioni ambientali, in cui si parlava della Reggiani come mandante, dagli accertamenti bancari che dimostrarono i passaggi di denaro dalla Reggiani ai suoi complici. Finalmente sale a deporre anche Patrizia Reggiani. Sta male, è debilitata. Nel 1992 ha subito un'operazione al cervello che continua a darle problemi, gli stessi che aveva al momento dell'omicidio, secondo i suoi avvocati. Un intervento chirurgico che ha cambiato letteralmente da lì a poco la sua vita, ha modificato il suo carattere, ha modificato la sua personalità e quindi l'ha resa soggiogabile, palesemente plagiabile, e quindi in balia della volontà degli altri, quindi non una lucida assassina. Gli avvocati della Reggiani sostengono che la donna è estranea all'omicidio per molte altre ragioni. Il presunto killer, cioè il Ceraulo e altri soggetti, addirittura non conoscevano Patrizia Reggiani. Anche le molte dichiarazioni omicide rilasciate dalla Reggiani non costituiscono una prova, secondo la difesa. Aveva manifestato questa intenzione di uccidere il marito. L'aveva manifestata dapprima alla donna, che era una sua governante, alla Rizzi, e dopo varie insistenze aveva addirittura chiesto alla donna di chiedere al proprio compagno se non fosse in grado di ingaggiare qualche killer per uccidere l'ex marito. Il sottoscritto difensore ha portato testimonianze attinenti altri 25 soggetti al quale lei aveva esternato lo stesso fatto e che quindi non poteva assurgere al rango di prova, al rango di vera minaccia. È risaputo che chi minaccia poi non commette nessun tipo di rapto. Infine il movente. Patrizia non aveva una vera ragione per far uccidere l'ex marito. Il movente economico è assolutamente inesistente. Patrizia Reggiani percepiva un assegno divorzile da Maurizio Gucci. Con la morte di Maurizio lei avrebbe perso questo assegno. Inoltre, proprio nella sua qualità di soggetto divorziato, non avrebbe ereditato alcunché a seguito della morte di Maurizio. La difesa della Reggiani demolisce anche il movente passionale. L'odio o la paura che Maurizio addivenisse ad un nuovo matrimonio è assolutamente inesistente, destituito di fondamento. Tanto è vero che ci sono alcune testimonianze che hanno comprovato in maniera inconfutabile che Maurizio non si sarebbe mai risposato e mai avrebbe contratto un nuovo
matrimonio. Il PM invece sostiene che quello di Gucci è un caso scolastico di omicidio premeditato. Patrizia Reggiani organizzò e pagò l'assassinio del suo ex marito avvalendosi di 4 persone disposte a farlo per ragioni economiche. Il movente della donna è molto semplice, si chiama rancore. Tutta la storia degli anni che hanno preceduto l'omicidio dimostrano l'attendibilità di un movente, rancore, risentimento, interessi patrimoniali, la frustrazione di un impero dissolto e svenduto. A questo punto la parola spetta ai giudici. Cosa deciderà la Corte? Accoglierà le richieste del PM punendo Patrizia Reggiani con l'ergastolo? O a vincere sarà invece la difesa, che ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto? Milano, novembre 1998. Il processo per l'omicidio di Maurizio Gucci è ormai alla fine. 5 gli imputati, ma l'attenzione è tutta su Patrizia Reggiani, l'ex moglie della vittima, accusata di essere la mandante. Secondo i suoi avvocati, però, la donna è estranea al delitto e vittima di un ricatto dei veri esecutori. Il 3 novembre del 1998 arriva la sentenza. Ergastolo solo per Benedetto Ceraulo. Quello che è stato condannato come killer non ha mai confessato di esserlo, ha sempre negato di esserlo, sempre negato di aver ucciso. Orazio Cicala, l'autista, viene condannato a 29 anni di reclusione, mentre Ivano Savioni, il portiere d'albergo, a 26 anni. 25 gli anni da scontare per Pina Uriemma. E Patrizia Reggiani? L'ex signora Gucci rischia la pena più alta, la condannano invece a 29 anni di reclusione. Dopo la lettura della sentenza, nella bolgia dell'aula, Patrizia Reggiani dichiara ai giornalisti: la verità è figlia del tempo. In carcere la donna protesta la sua innocenza. È iniziato con uno sciopero della fame, durato un mese, poi è stata spostata in un altro carcere, al carcere Opera, dove ha tentato addirittura il suicidio. Caso Gucci, Patrizia Reggiani, condannata per l'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, avrebbe tentato il suicidio in carcere. Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci, avrebbe tentato il suicidio. Lo avrebbe fatto cercando di impiccarsi alle sbarre della sua cella utilizzando un lenzuolo. A salvarla sono stati alcuni agenti penitenziari a cui la scena non è sfuggita. Patrizia Reggiani più volte attraverso i suoi legali aveva chiesto di essere scarcerata. Le sue condizioni di salute, secondo i difensori, non sarebbero compatibili con il carcere. Ma per Patrizia Reggiani i successivi gradi di giudizio confermano la sentenza, limitandosi a ridurre a 26 gli iniziali 29 anni di carcere. L'impressione che ho avuto è stata quella di una donna che vive in un'altra dimensione rispetto a quella della realtà, elegante, disinvolta, con questi occhi bellissimi che ti fissano. Evidentemente il carcere è un'esperienza durissima per tutti, a maggior ragione per lei che deve passare da una vita di agio e di lusso a una vita di detenzione. Le figlie di Patrizia Reggiani, Alessandra e Allegra Gucci, non hanno mai creduto alla colpevolezza della madre e si battono da tempo per la sua scarcerazione. Quindi a nome delle figlie, che sono convintissime anche loro dell'innocenza della propria madre, è stato disposto la revisione del processo. Ma le varie richieste di revisione sono state via via rigettate. Patrizia Reggiani, insomma, resta in carcere. A fare istanza in Cassazione erano state Alessandra e Allegra, le due figlie di Patrizia Reggiani e di Maurizio Gucci. In pagine e pagine piene di argomentazioni scritte dagli avvocati della difesa, chiedevano la revisione del processo che aveva riconosciuto la loro madre come la mandante dell'omicidio dell'ex signore della moda, nonché il suo ex marito. Ma i giudici della Suprema Corte, come già quelli della Corte d'Appello di Brescia, hanno detto no, respingendo la richiesta ritenuta inammissibile. Resta dunque valido il verdetto che ha condannato Patrizia Reggiani ha 26 anni di carcere in via definitiva. Patrizia Reggiani è detenuta presso il carcere di San Vittore a Milano. Io la vedo spesso,
e non sta assolutamente bene, perché purtroppo a causa del tumore asportato al cervello soffre comunque di crisi epilettiche e di mancamenti, di svenimenti. Da alcuni anni il giudice di sorveglianza le ha consentito di uscire più o meno un giorno al mese in uno stato praticamente di totale libertà, poi naturalmente deve rientrare in carcere. In questo giorno lei va in giro a fare shopping via Monte Napoleone, nei più bei locali di Milano. Potrebbe già usufruire della semilibertà e stiamo valutando questa possibilità. Non so quando si potrà porre veramente fine a questa vicenda complessa e molto difficile da un punto di vista processuale. Così, nel magma delle carte processuali e delle mezze verità, finisce una storia che è diventata tragedia, dove l'odio ha seppellito la passione e lo squallore ha sfigurato la bellezza. Una storia dove la realtà sembra presa a prestito da una finzione, che solo la morte riesce a smascherare, come in tutti i delitti.